Questa era la parte dell'articolo 21 che in qualche modo sottolineava il divieto di profitto ed è la parte, potremmo dire, che è messa a tutela della norma, a tutela della legge e che vuole evitare abusi. Ma non ci dice ancora molto di quello che è l'aspetto positivo e propositivo che è dietro tutto questo e che è quello a cui facevo riferimento, che è rappresentato dalla cultura del dono, che è un po', vuole essere invece in questo momento l'oggetto del mio intervento. Promuovere la cultura del dono significa metterci in un'ottica che va ben al di là del concetto di diritto individuale, per risollevare e rimettere al centro dell'attenzione quella che invece è la responsabilità che ognuno di noi sente nei confronti non solo evidentemente del bene altrui, ma in questo caso specifico, e questo appartiene al concetto di dono, del bene degli altri. Noi viviamo in una cultura che ci rimanda costantemente e continuamente dei messaggi che ci mettono in guardia rispetto ad usi e ad abusi che si possono fare di noi stessi. Tutto il dibattito che ha attraversato queste ultime legislature sul tema rigorosissimo del consenso informato, su quella lettura stringente anche dell'articolo 32 della Costituzione, che è il fatto che nessuno si può avvicinare ad una persona, nessuno, come dire, può mettere mano a quello che è il corpo umano senza il suo esplicito consenso. Se voi pensate anche per segnalare un dibattito relativamente recente, quello sui vaccini, no? Il tema dell'obbligatorietà del vaccino è stato un tema che sotto il profilo, diciamo, non tanto se il vaccinarsi fa bene o non fa bene, perché su questo era di gran lunga più diffusa la consapevolezza che vaccinarsi facesse bene, ma l'idea dell'obbligatorietà del vaccino addirittura poi messa, come dire, in controparte rispetto alla possibilità di far frequentare o non far frequentare la scuola ai bambini, è stato, come vi ricorderete, subito prima delle vacanze una di quelle grandi occasioni, opportunità per cui ognuno dicesse il proprio punto di vista e in ogni caso ognuno difendesse comunque libertà, autonomia, indipendenza. E questo è, come dire, direi forse il valore portante della nostra cultura, che ci fa rievocare in molti casi condizioni e situazioni in cui qualcuno ha abusato, per esempio, della fiducia che c'era. Recentissimamente, anche nell'occasione del dibattito sulle DAT, la cosa che a quelli di noi che erano medici professionalmente, che avevano una esperienza anche di attività professionale abbastanza prolungata nel tempo, dispiaceva maggiormente, era questo costante e continuo evocare nella figura del medico quel paternalismo medico che sapeva molto di arroganza, che sapeva molto di imposizione rispetto al sapere misconosciuto in quel caso fino a quel momento del paziente, e che riproponevano in alternativa a questo invece la totale assoluta liberalità da parte del paziente di scegliere le situazioni, le decisioni che potevano giovare al suo benessere anche a prescindere da un riscontro oggettivo, ma sulla base di quella che era una percezione sostanzialmente soggettiva. In questa cultura fortemente individualizzata e fortemente anche individuata nei suoi elementi, diciamo, forti, il concetto del dono risulta quasi, come dire, quell'oggetto di estraneità che ci fa chiedere: e che c'entra ora il dono? E perché il dono? Perché è così necessario che qualcuno compia un dono, sia che, adesso riferendoci in modo concreto anche alla tematica dei trapianti, perché è necessario che qualcuno compia un dono di sé che va oltre la propria morte, quindi l'autorizzazione che i propri organi possano essere trapiantati altri, o addirittura la famosa donazione samaritana, che è il dono da vivente. Perché il dono di cui si parla in questa occasione, in questo contesto, non è il dono, se volete, anche di una cultura natalizia, per cui io do ciò che non soltanto del superfluo, ma non è solo questo, io do anche del necessario, ma non do me come dono all'altro.
capite che questo tema di farsi dono per l'altro, quindi non donare oggetti che mi appartengono, non donare cose che in qualche modo il mio lavoro possa anche aver creato e ricreato, ma donare me stesso in quanto c'è di più biologicamente radicato anche nella mia identità, richiede sotto il profilo culturale, perché di questo in questo momento si tratta, un salto di qualità a cui almeno apparentemente in questo momento la nostra società non è particolarmente preparata. Questo sembra quasi una sorta di andar contro natura. Se voi pensate a una situazione drammatica come quella che si crea dopo un incidente, in cui il paziente in quel momento viene dichiarato clinicamente morto, ma nella percezione del familiare, come voi sapete, ci sono degli archetipi che sono difficilissimi da smontare, in quella percezione chiedere al familiare, sulla base di una libertà precedentemente manifestata, di una liberalità prevalentemente manifestata dal soggetto, chiedere di farsi dono per l'altro e di fare dono di una persona cara per altri che risultano, come diceva prima il direttore generale Tamburini, con quasi un vincolo di discrezione, perché non si creino rapporti di dipendenza. Tutto questo pone dei problemi enormi, perché significa restituire ad ognuno di noi la consapevolezza che la nostra vita continua oltre la vita, nella vita di un altro. Significa recuperare la dimensione in cui il farsi dono è garantire ad altri la possibilità di vivere, quindi la possibilità di avere ciò che io non posso più avere. Questo non è possibile farlo al di fuori di un contesto in cui una persona abbia maturato nell'arco della propria vita una sensibilità che va oltre. Noi la chiamiamo la cultura, il dono che va oltre se stessi. Però se vogliamo davvero che questo dono che va oltre se stessi, e che insisto, nella maggioranza dei casi, almeno per ora, non è ancora, io non so, tu ci darai poi, Alessandro, le percentuali tra la donazione da vivente e la donazione, chiamiamola così, da cadavere. Perché insistiamo tanto che quell'altra donazione è da cadavere? Quasi per sottolineare in quel momento l'impossibilità dell'altro di poter continuare a godere di oggetti che sono non che gli appartengono, ma che sono stati parte integrante della sua identità. Riuscire a scalfire questa cultura che necessariamente ti porta a radicarsi in un possesso, perché è un possesso identitario di sé, significa andare oltre la tematica che pure tanto ci appassiona in questo nostro secolo, che è la tematica del diritto individuale. Significa rispolverare davvero che i miei diritti possono riconoscere un limite quando, se io vado oltre il limite del possesso e faccio mio il diritto del dono, perché poi alla fine di questo si tratta, se faccio mio il concetto che posso donare altro di me, indipendentemente, insisto, da una cultura che tende ad avere, potremmo dire, la mano stretta, questo richiede per tutti noi intervenire sulla cultura del nostro tempo con categorie molto diverse. Tutti abbiamo un po' nelle orecchie un famoso spettacolo in cui Gigi Proietti diceva: ma lascia perdere, chi te lo fa fare? Ricorderete forse questo intercalare costante e continuo, che sono entrati in un lessico comune in cui la domanda è: chi te lo fa fare? Ma il perché? Pensate che tra i dispiaceri con cui noi guardiamo anche a questa legislatura che si sta ormai per concludere, che ha le sue ultime battute, c'è anche un disegno di legge, peraltro che io avevo presentato a mia prima firma, che era quello della possibilità del dono del proprio corpo, una volta morti, alla ricerca scientifica. Cioè c'è un disegno di legge che io, se ci
ci sarò, come spero, come mi auguro, al prossimo giro, ripresenterò questo dono, questo, scusatemi, questo disegno di legge, che è il dono dell'intero proprio corpo alla ricerca scientifica. Perché? Perché questo disegno di legge è passato alla Camera, è passato pressoché all'unanimità. Le difficoltà che sono state poste sono state difficoltà di tipo economico, chi si deve fare carico delle spese, no? Poiché il dono del proprio corpo alla ricerca scientifica è un dono che fai a un'istituzione che sia prevalentemente un'università, ma comunque è un'istituzione, potrebbe essere il CNR, ma comunque stiamo sempre parlando di istituzioni di alto profilo, è chiaro che quelle spese saranno a carico dell'istituzione che riceve poi questo dono. Ma che cosa noi abbiamo dovuto fare i conti come resistenza a un disegno di legge di questo tipo, che non imponeva oneri allo Stato, perché quindi non imponeva oneri al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma trasferiva questi oneri direttamente all'istituzione che avesse chiesto di ottenere questo. Bene, è una battaglia culturale. Cioè, è la battaglia culturale di chi dice: ma di quel corpo, chi lo ricomporrà quel corpo? La legge, il disegno di legge da noi votato, approvato, diceva chiaramente che il corpo andava ricomposto e riconsegnato nella sua, in qualche modo, maggiore integrità possibile. Ma l'idea che si potesse fare qualcosa di questo genere era una cosa che appariva molto difficile da accettare. Eppure c'è una generazione, se qui in aula ci sono dei medici che sono di una certa generazione, noi facevamo tutte le esercitazioni di anatomia e tutte le esercitazioni di anatomia patologica e alcune delle esercitazioni di medicina legale, quindi sto parlando di tre insegnamenti forti, non sto parlando di tre insegnamenti deboli in facoltà di medicina, li facevamo, come dire, sul cadavere. Ricordo benissimo le autopsie che facevamo, noi eravamo allora antichi studenti dell'Università Cattolica, andavamo a fare queste autopsie a Santa Maria della Pietà, e in genere questo tipo di autopsie, quindi questo tipo poi diciamo, qual era il vincolo di queste cose? Che non erano corpi donati, erano corpi abbandonati, e su questi corpi abbandonati si poteva, diciamo, in qualche modo fare in modo che lo studente guardasse, toccasse, capisse e certamente si misurasse anche con quel rispetto assoluto che la sacralità del corpo umano merita sempre. È vero che noi eravamo studenti, per così dire, dell'Università Cattolica nei primi anni della Cattolica, ed era fortissimo l'imprinting formativo al rispetto. Cioè non era permesso scherzare, cioè, non so come spiegarvi, c'era proprio, però questo ci aiutava a porci davanti al corpo umano come davanti a una realtà personale di enorme valore. Cosa succede oggi in Italia? Che non tanto gli studenti del corso di laurea in medicina, ma gli studenti delle scuole di specializzazione di chirurgia vanno a fare, vedo un collega che da come annuisce, dai gesti che fa, mi rendo conto che conosce perfettamente il problema, vanno a fare queste esercitazioni all'estero, in altri posti dove è possibile farlo. E lo vanno a fare con costi personali che sono tutt'altro che irrilevanti. Ma il tema vero è che la formazione stessa ti richiede, come dire, una dimestichezza al fare, al guardare, al toccare. Certo, lo devi fare in un certo modo. Ma allora quella liberalità del gesto di donarsi alla ricerca, nella certezza del servizio che stai facendo, questo vuol dire andare ben oltre un pregiudizio, significa a volte anche sfidare se stessi a questo gesto di generosità, che non è assolutamente scontato né ovvio e che richiede l'assoluta liberalità, ma è possibile, ma è, come dire, perfino, cosa devo dirvi, auspicabile che perlomeno che qualcuno lo compia. Eppure noi oggi fatichiamo perché il dono di qualcosa che ho è già piuttosto difficile. Il dono di ciò che sono sembra quasi un impossibile.
ci si chiede a noi, proprio ragionando e riflettendo alla luce dei principi della convenzione che stiamo esaminando, come dire, il coraggio di osare, il coraggio di credere e di porre questioni che sono non solo questioni di natura bioetica, non sono questioni di natura biogiuridica. Non esiste oggi un corpo che non sia di nessuno, non può esistere un corpo che sia abbandonato, perché è chiaro che la prima responsabilità è quella di capire di chi era questo corpo. Ma esiste però la consapevolezza che ognuno di noi può guardare con maggiore, come dire, generosità uno sguardo di futuro, cioè può credere al valore della vita che va oltre la vita, che non è una mistificazione del senso della vita, perché è una vita che riscopre una sua progettualità, che riscopre una sua finalità, che riscopre una sua ragione di senso. E quindi significa ricostruire un itinerario in cui questa relazione di solidarietà tra di noi ti permette anche, come spesso succede, conosco diversi malati rari, anche perché una delle cose di cui mi occupo qui è il coordinamento dell'intergruppo delle malattie rare. Ci sono molti malati rari che nella propria vita hanno sperimentato, proprio per la rarità della propria patologia, uno degli elementi di maggiore difficoltà, perché non si sa, scopre il desiderio che ad altre persone con cui condivide la stessa patologia venga risparmiato questo itinerario del non sapere, che è stato per loro una fonte di sofferenza aggiuntiva che ha punteggiato tutta la loro vita. Sapete, lo slogan dei malati è malati rari, e siamo rari, ognuno nella specificità della propria patologia, ma siamo tanti. Allora il desiderio molto diffuso, guardate, è del malato raro, che però la propria, ciò che lui ha sofferto possa essere risparmiato ad altri, riesce in qualche modo ad attenuare anche quello che in questo momento sono i limiti di una patologia che non trova risposta. Ecco perché io credo alimentare in modi molteplici la cultura del dono diventa per noi una istanza molto importante. Non solo, insisto, perché io lo guardo come guardo il progresso della ricerca scientifica e quindi come guardo quel progresso che oggi rende a noi possibile vivere molti anni di più di quanti non si vivono in molti paesi. L'età media in Italia si aggira intorno agli 84 anni, l'età media di diversi paesi africani si ferma ai 40. Come dire, c'è una differenza abissale. Questo regalo della vita è legato al progresso scientifico, è legato anche al progresso tecnologico, è legato anche a una cultura di solidarietà. Ma c'è anche poi la possibilità che accanto alla vita che dura di più c'è anche la qualità di vita. Oggi noi abbiamo sentito evocare molto spesso in questi ultimi tempi la qualità di vita come mancanza di qualità che giustifica, per così dire, il desiderio di anticipare la propria morte. Ma a noi la ricerca scientifica ci può regalare un cambio di paradigma molto forte, in cui la qualità di vita diventa una prospettiva di miglioramento concreto, continuo e positivo, sempre che ci sia questa, come dire, stretta rete umana per cui ognuno fa di sé, nei modi che gli sono possibili, un dono per l'altro. È questa dimensione di una diversa generosità con cui si vive la propria vita che permette molte volte di superare quelle che sono le contrarietà del quotidiano e quelle che sono soprattutto, guardate, la più grave delle contrarietà del quotidiano è la perdita di senso della propria vita. Perdita di senso che noi possiamo anche etichettare anche qui con una diagnosi, il paziente gravemente depresso, che non riesce più a dare senso alla propria esistenza. E noi viviamo come un'esigenza formidabile dell'intero sistema sanitario nazionale la capacità di supportare anche proprio
la progettualità esistenziale di ognuno, considerando questo un investimento positivo che dobbiamo fare. E questo te lo regala necessariamente la cultura del dono, perché tu sai che quando anche tu non avessi più nulla, sei sempre te che poi fai dono di te. Una delle immagini, e poi e con questo concludo, una delle immagini più straordinarie che l'arte ci regala di tutto questo è l'immagine del pellicano. È l'immagine del pellicano. Ricordate tutti il pellicano che con il becco apre il suo corpo, il suo cuore, per farsi cibo per i suoi pellicanini. È una delle immagini più belle, no? Di un dono che va oltre la propria esistenza. Se noi riuscissimo a restituire in questo senso, da un lato la convinzione di cui diceva il professor Petrini, che del corpo non si fa commercio, che è l'articolo 21 di Oviedo, dall'altro però capire che del corpo si può fare dono, avremmo messo insieme un apparente paradosso, però che ci regala il senso e la consapevolezza di ciò che è veramente l'umano. Io